legato comunque a questo episodio, cioè per adesso abbiamo parlato con la ragione, delle motivazioni, però vi chiederei come vi siete sentite dopo aver visto al Grande Fratello una cosa del genere. Io forse vedendo una cosa del genere su due ragazzi, cioè che prima fanno una storia omosessuale, poi dopo dicono no, eccetera, mi sarei veramente, insomma, non lo descrivo perché ma chi mi conosce sa cosa vuol dire, cosa voglio dire, cioè, insomma, come fai a rimanere nella pelle? Non mi viene voglia di dare due schiaffi grandissimi a ste due stronze, no? Poi però capisco poi tutte le ragioni, ma dico col cuore, come è che rispondere? Beh, incazzata. Ci stai un po' abituato in realtà, te l'aspetti da due che, cioè non gli dai tanta fiducia, no? Quindi ci vai un po' prevenuto, quindi un po' te l'aspetti che la reazione sia questa, anche perché poi dopo noi le abbiamo viste da vicino, abbiamo anche un po' parlato con Veronica, che forse era tra le due quella un pochino più presa, sì. Quella un pochino più problematica, che ha anche un vissuto un pochino più drammatico e quindi anche quella più spaventata da tutto questo, ma in realtà forse quella più autentica.